Allora ragazzi, da un po' che non portavo questi video sul canale dove si parla di dispositivi, ok, anche perché nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, non mi è arrivato più nulla, né tantomeno mi hanno mandato dei dispositivi da provare, né tantomeno io abbia acquistato qualcosa. Però nelle ultime 2 settimane ho fatto un piccolo acquisto, me lo sono permesso, ed è l'acquisto ad un dispositivo, ovvero ad un upgrade di un dispositivo che già avevo. E sono le OnePlus Buds Z2, di cui mi sto trovando anche molto bene, ragazzi, ma molto molto bene. Quindi, sigla. Allora, per quanto riguarda l'unboxing, ragazzi, ho ritenuto valido non portarvelo perché altrimenti sarebbe stato speculare proprio come le OnePlus Buds che già vi ho portato in precedenza. Però comunque vi faccio vedere il packaging, che come vedete è lo stesso, stesse dimensioni, cambia solo la scritta del modello sulla confezione, colore bianco e rosso che OnePlus ci ha sempre abituati a vedere. All'interno della confezione troviamo la manualistica delle istruzioni scritta in varie lingue, troviamo dei gommini per poter adattare le cuffie a vari condotti uditivi, troviamo il cavetto USB-C che ne consente la ricarica e troviamo il cofanetto con le cuffie. Ecco, iniziando proprio da questo cofanetto, ragazzi, è realizzato veramente molto bene. È realizzato di una plastica molto dura, resistente, e credetemi, mi è cascato già due o forse tre volte. È come se non avesse subito il colpo, non ha subito danni, né tantomeno si è aperto. Sulla parte superiore troviamo il logo OnePlus, la scritta OnePlus. Sulla parte frontale un LED di stato che ci indica rispettivamente lo stato della batteria e lo stato di connessione al nostro dispositivo. Sulla parte posteriore troviamo un pulsante che ci consente, se premuto, di visualizzare lo stato della batteria, ma troviamo anche il connettore USB-C che ne consente la ricarica, ragazzi. Il cofanetto con sé porta anche dei magneti all'interno che ci consentono di avere una chiusura veramente fatta bene del cofanetto, perché come vi dicevo, a me già è cascato un paio di volte, forse tre, il cofanetto è rimasto chiuso e neanche si è aperto. Veramente non si è aperto, le cuffie sono rimaste al suo interno, quindi un dice lode per questi magneti. E anche i magneti, per quanto riguarda le cuffiette, quando noi le rimettiamo a posto, fanno il loro lavoro, perché non appena ci avviciniamo è proprio come se ci fosse proprio una forza attrattiva di questi magneti e le tira subito all'interno. Vedete, stesso voi, quindi basta lasciarle e tac, ragazzi, vanno subito al loro posto. Poi, per quanto riguarda le cuffiette all'interno, anch'esse sono realizzate in plastica, ma ragazzi, sono delle cuffiette realizzate veramente molto bene. Sulla parte interna del condotto uditivo troviamo tutti i sensori, ma troviamo anche il microfono che rispetto alle OnePlus Buds normali lo avevamo sotto, ma qui lo teniamo all'interno della cuffietta. Mentre invece sulla parte esterna troviamo il pulsante soft touch che ci consente di avere a disposizione alcune delle funzioni che poi dopo ve ne parlerò. Allora, connessione, come si collegano al dispositivo? Ragazzi, facilissimo. Pensate che se nasce un bambino adesso, proprio in questo momento, e gli date in mano lo smartphone con queste cuffiette, le riesce a collegare senza nemmeno uscire dalla pancia della madre, si può dire. Allora, come funziona? Prendete il vostro smartphone, prendete le cuffiette, le aprite. Sul display del dispositivo compare il pop-up personalizzato di OnePlus, cliccate connetti. Qualche secondo, fate fine e siete subito pronti a utilizzarle. Quindi lato connessione fatto bene, ma poi quel pop-up di OnePlus personalizzato che mi piace ancora di più, niente da dire, ragazzi. OnePlus con i propri dispositivi ha sempre lavorato bene. Allora, come si sentono, come non si sentono? Arriviamo subito a questo. Ragazzi, come si sentono? Si sentono bene.
grazie anche al microfono che ha la riduzione attiva dei rumori. Con l'interlocutore dall'altra parte non ha avuto nessun tipo di problema, neanche in ambienti rumorosi, quindi devo dire che si sentono bene, mi sentono bene, e anche per quanto riguarda i bassi in ascolto musicale sono molto corposi, lo sapete, non sono un audiofilo esperto, però comunque sono sempre lì pronto a dirvi la mia. Lato ascolto, lato parlato con l'interlocutore in chiamata, ok ragazzi, voto per me 10? Sì, damogli un 10, va, se lo merita veramente. Per quanto riguarda le funzionalità delle cuffiette, si può dire che sono le medesime come le OnePlus Buds. Allora, se stiamo ascoltando musica da Spotify, con un doppio tap mandiamo avanti di un brano la canzone, mentre invece doppio tap sulla cuffietta sinistra andiamo indietro di un brano. La stessa cosa, il doppio tap ci consente di prendere o riattivare una chiamata. Singolo tap, no ragazzi, non ci sta nulla. Non è stato impostato apposta, perché se noi lo sfioriamo così casualmente non succede nulla, anche se siamo in chiamata. Poi i sensori, anche i sensori riescono a fare bene il loro lavoro. I sensori, sì, se stiamo ascoltando musica su Spotify, se togliamo una delle due cuffiette dall'orecchio, subito va in pausa. Poi basta rimetterla nell'orecchio, vabbè che adesso ho simulato in movimento, però comunque è quello là. Quindi togliamo una delle due dall'orecchio, il brano va in pausa, se la rimettiamo il brano continua nuovamente a suonare. La stessa cosa vale anche per i video su YouTube, se stiamo guardando video su YouTube, vale anche se stiamo guardando qualcosa da Netflix. E ragazzi, queste funzioni sono veramente comode. Sono le stesse che avevamo anche sulle OnePlus Buds, quindi anche per quanto riguarda le funzioni, per me, ragazzi, nulla da dire. Beh, dico che per quanto riguarda funzioni non ci sta nulla da dire, se non per la portabilità. Sì, il cofanetto è un pochino più grande rispetto alle OnePlus Buds, però comunque in tasca stanno bene, ragazzi, stanno veramente bene. Poi per quanto riguarda le cuffie all'interno delle orecchie, a me personalmente, con i padiglioni auricolari che sono già installati di default, mi sono già trovato subito bene e le ho portate anche a lungo termine, quasi per una giornata intera, non mi hanno creato nessun tipo di fastidio, forse perché io avrò queste orecchie così grandi che non mi creano fastidio, ma poi vabbè, la cosa è soggettiva, quindi basta adattare i gommini ai propri condotti uditivi e sicuramente non avete problemi anche se indossate a lungo termine. Allora, per quanto riguarda la batteria, ragazzi, batteria, beh, diciamo che quando le ho acquistate io le ho ricaricate dopo 3 giorni 4 giorni, e ragazzi, durano anche di più. Io le utilizzo, non dico tutta la giornata, ma poco ci manca, e l'ultima volta le ho ricaricate 2 giorni fa, da metà settimana scorsa, quindi adesso stiamo a mercoledì. Le ho ricaricate solamente ieri, sì, da martedì, mercoledì scorso che non le ho ricaricate. Devo dire che per quanto riguarda la batteria, ragazzi, è veramente molto molto longeva, ma poi durano, cioè hanno una durata pazzesca, ragazzi. Poi per quanto riguarda la ricarica, impiegano tipo 1 ora e mezza, ragazzi, e potete anche utilizzarle di nuovo, ma se non volete aspettare 1 ora e mezza, nessun problema. Basta ricaricarle anche 10, massimo 15 minuti, proprio il giusto tempo che vi servono, e vi dureranno, ragazzi, almeno un paio di giorni, anche con 10 minuti di ricarica. E devo dire che per quanto riguarda la ricarica di OnePlus che ha messo sui propri dispositivi, scusate il gioco di parole, ci ha sempre lavorato bene, perché anche con i dispositivi OnePlus bastano 10-15 minuti di ricarica e siete pronti ad affrontare mezza giornata. Quindi anche lato ricarica, brava OnePlus, veramente brava, hai lavorato veramente molto molto bene anche su queste OnePlus Buds Z2. Allora ragazzi, penso che io non ho più nulla da dirvi per quanto riguarda queste cuffie, anche perché credo di essere stato molto esaustivo, quindi
qualche altra informazione, vi lascio il link qua in basso nella descrizione, e magari se riesco vi porterò anche qualcosa di scritto al blog, ma in altri casi vi lascio il link qua in basso per poterle acquistare. Si aggirano attorno ai 60-65 euro e credetemi, se le acquistate fate l'acquisto che ne valga la pena, proprio come ho fatto io. Quindi ragazzi, qua in basso in descrizione link per acquistarle. Noi siamo arrivati alla fine di questo video, non c'è più nulla da dire, e se ragazzi, se questo video vi fosse piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollicione in su e ditemi la vostra su queste cuffie, se già le avete, se già le utilizzate. Quindi ditemi la vostra qua in basso nei commenti. Niente di più, niente di meno. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete i video, mi trovate anche su Instagram @mythicalsnake, e ragazzi, noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao! Thank you.